Luca Rigamonti di Pasticceria Dolce Arte. Benvenuti a questa ultima edizione di Re Panettone. Quali sono le novità che ci portate quest'anno? Quest'anno abbiamo portato diverse novità, una tra cui abbiamo vinto anche il concorso di Fangiuso. Il dolce di vitato innovativo era il pan brûlé, che era un impasto di panettone con all'interno della mela candita, i mirtilli rossi degli americani e poi tutto condito da una bagna alcolica al vin brûlé, per richiamare un po' proprio il dolce di Natale, il vin brûlé della nostra zona su bene dopo la messa di mezzanotte, quindi richiamava proprio la sera di Natale. L'altra novità, cioè l'altra riproposta del secondo anno era il panettone alla lavanda con all'interno le fragoline di bosco e cioccolato bianco. Quest'anno abbiamo portato in novità anche un panettone dolce salato, diciamo, con all'interno gli asparagi di Cantello, i bianchi canditi, con la maggiorana fresca e stiamo vendendo tutto. Il pan brûlé abbiamo terminato e abbiamo fatto un buon successo. Vi facciamo i nostri complimenti per la bontà e l'originalità dei vostri prodotti, vi aspettiamo l'anno prossimo e buone feste. Grazie, arrivederci.